Ciao a tutti quanti, sono Stefano Neptune di Terra dei Giochi e anche se è un po' triste da dire, questa è l'ultima puntata che riguarda il walkthrough di Hyrule Warriors, quindi di questo nuovo gioco spin-off della serie di The Legend of Zelda. E prima di tutto una premessa ci vuole, questo era il primo progetto video e quindi il primo progetto anche su YouTube del nostro canale, forum e pagina Facebook Terra dei Giochi. Quindi scusateci se siamo ancora un po' inesperti, Gandalf had ma assembled all the vi assicuriamo abbiamo pieces tutta of la the buona triangle, volontà per with migliorarci, unlimited might, per spraticarci e smiting fare evil with esperienza anche justice. con i video di questo Seeing that the tipo. battle was won, Ora, Gandalf rushed to fatta questa assist. premessa, prendiamoci un po' di When Zelda tempo learned per that the Triangle was valutare il disenchanted, gioco, she ovviamente alla sought conclusione help. dell'avventura. E After prima di learning of farlo, Gandalf's vabbè, death, un Ganon lieve cenno alla contacted storia che Ganon state Master's vedendo presence. qui in sottofondo, Those e chains ovviamente Ganondorf si è ritirato tightened da strongly vincente, da the last vincitore, time, dal so campo di his trial battaglia may nella not nostra be penultima puntata, e wasted. quindi nella puntata precedente, ed è riuscito a riconquistare tutta la Triforza per sé. Però lasciando il campo di battaglia ha lasciato spazio alla controffensiva di Link, Zelda e Lana che vanno proprio ad attaccargli la base, e cioè il deserto Gerudo. Qui troveranno Ghirai e Mezzant, però ovviamente ora vi lascio al video. Intanto parliamo appunto della nostra valutazione del gioco alla conclusione dell'avventura. Allora, prima di tutto, considerando lo stile e il genere del gioco, la storia è abbastanza ricca, diciamoci la verità, e non mancano nemmeno i colpi di scena. I nuovi personaggi hanno arricchito il gioco e si sono incuneati comunque dignitosamente nella storia di Zelda. Tra tutti spicca ovviamente Chia, dato che le è stato affidato insomma, il ruolo di custode della Triforza e degli spiriti di Hyrule, ruolo che in qualche modo era prima affidato alla dea minore Ilia, se vi ricordate le vicende di Skyward Sword. Però che ovviamente, essendo Ilia lo spirito poi che si reincarna nelle Zelda, e quindi nella casata reale degli Ilian, appunto, era come ruolo quello di custode della Triforza degli Spiriti, era reso vacante, se vogliamo dire così. E quindi comunque Chia si è adattata benissimo. Inoltre, poter controllare personaggi noti ha sicuramente portato una ventata di freschezza nella serie, diciamocelo, e di sicuro ha fatto realizzare il sogno di molti di impersonare i panni non solo dell'eroe Link. Inoltre, lo stile di combattimento di tutti è ben curato, c'è da dire questo, rispecchia e rispetta sia la personalità dei personaggi, uno per uno, non c'è un personaggio in realtà che sia fatto male come stile di combattimento e che non ricordi le sue sembianze nei giochi precedenti. Questo appunto è un altro tratto fondamentale: tutti i personaggi rispettano i trascorsi in precedenti giochi di Zelda. Non sempre in realtà si riesce a trattare bene le due fasi di un personaggio e la sua personalità quando ci sono questi incontri tra due produttori così e due generi così diversi come lo sono Aonuma, Nintendo e Tecmoguei da una parte e Dynasty Warriors e Legend of Zelda dall'altra. Quindi il lavoro di trovarsi nel giusto mezzo è stato fatto davvero bene. E noi di Terra dei Giochi ci sentiamo di lodare questo tentativo ben riuscito. Se vogliamo, un passo successivo potrebbe essere quello di introdurre anche altri personaggi. L'abbiamo detto, molti detrattori di questo gioco, ancora prima che uscisse, quindi ancora prima di vedere poi le caratteristiche del gioco, cominciavano già a fare i detrattori perché sennò ovviamente che gusto c'è, e dicevano che c'erano pochi personaggi. No, in realtà non si sente tutto questo bisogno di altri personaggi, però alcuni personaggi in più si possono anche volere, ma non come dicevano i detrattori da fan di Dynasty Warriors, ma proprio da fan della serie di The Legend of Zelda. E quindi rivedere altre vecchie conoscenze, magari anche in un successivo gioco stile Hyrule Warriors, non sarebbe male.
giusto per dare qualche idea, perché no, avevo già parlato per esempio nelle scorse puntate dell'assenza purtroppo di una Gerudo, magari Naboru, e anche perché no di un Kogiri, in questo caso magari Saria, anche se i Kogiri non sono proprio portati alla guerra e al combattimento, c'è da dire questo, sono una specie di Hobbit del Signore degli Anelli, di Tolkien se vogliamo, giusto per capirci. Un altro personaggio mancato, a mio parere, e più ci penso e più me ne dispiace, è Tingle, il simpatico folletto, insomma, che è felice di indossare la tunica verde come Link, che avrebbe potuto magari attaccare con le rupie, non lo so, ed essere comunque simpatico da gestire, insomma. Mi fate per esempio Midna con tanto di lupacchiotto che esce ogni tanto, che fluttua nell'aria, perché non fare un Tingle che cammina in modo strano. Altro personaggio che forse non sarebbe dispiaciuto, e io ne sono sicuro, sarebbe stato il venditore di maschere, anche perché si sta avendo, ma si è sempre avuta forse da 2-3 anni dopo la sua uscita, una rivalutazione in positivo di Majora's Mask, e sono perfettamente d'accordo, tra l'altro, quindi non venite da me a parlarmi male di Majora's Mask, perché è forse uno dei più grandi giochi di Zelda di sempre. E quindi un personaggio appunto sarebbe carino, simpatico, sarebbe stato il venditore di maschere, i cui attacchi magari potevano appunto essere presi dalle abilità delle varie maschere, anche perché la varietà di maschere è quanto mai grande. E poi, giusto per concludere con questa schiera di personaggi mancati, già che, perché no, anche qualche incarnazione della Majora's Mask non ci sarebbe stata male. I cattivi ci sono tutti, mancano in realtà, beh, manca anche Vati, però diciamo quello più significativo io lo vedo nella maschera di Majora. Intanto qui la tattica di Kirahim e Zant era quella di far rimanere da sola Lana, non ci riescono perché Lana, come aveva fatto Chia in precedenza, evoca a sua volta delle porte spazio-dimensionali, e quindi viene aiutata non solo da noi, che siamo andati a recuperarla comunque, l'incipit è quello, ma anche dai vari Darunia, Rudo, Fi, Midna, insomma tutti quelli delle epoche, delle altre epoche del gioco. E, però comunque, ritornando alla nostra valutazione del gioco, c'è da dire che fino ad ora, questo walkthrough vi ha mostrato solo la modalità leggenda, che è la prima modalità, possiamo dire la modalità storia, insomma, story mode. Ma in effetti non è l'unica, non è affatto l'unica, e in realtà se vogliamo solo finirla e non rifarla, impiegheremo anche, insomma, un tempo anche limitato, se vogliamo. Però c'è anche la modalità avventura, ed è forse, secondo alcuni, secondo molti, la modalità più interessante, comunque interessante quanto la modalità leggenda, e in effetti ha molto da offrire, sia per quanto riguarda lo sbloccare armi e personaggi, le armi aggiuntive verranno sbloccate quasi tutte lì. Per esempio per Link vi verrà sbloccato il guanto, che è simpatico da usare anche se pesante ovviamente. E una delle armi più potenti del gioco secondo me c'è la fata radiosa, anche simpatica da vedere. Ma vengono sbloccati anche personaggi ovviamente, Xenia, Zant, Kirahim, Rudo vengono sbloccati nella modalità avventura. Però ha da offrire la modalità avventura anche proprio in termini di ore di gioco, ed è questo forse il lato più importante, perché ovviamente il problema inevitabile forse di questo tipo di giochi è proprio la longevità. Però la modalità avventura da una parte, le side quest dall'altra, come può essere potenziare al massimo i personaggi, potenziare al massimo le armi con tutte le abilità, ma soprattutto prendere tutti i frammenti di cuore per i
per chi vuole completare al massimo il gioco e trovare tutti i ragnetti, che qui vengono chiamati Arachnora, inspiegabilmente, traduzione, vabbè. Li conosciamo gli Skulltula. E quindi c'è molto, la modalità avventura ha davvero tanto da offrire. Altro punto di forza del gioco sono i DLC, ed è un tema importante, anche questo che ho già trattato nel corso di altre puntate, ma che, grazie mamma Nintendo, non smette mai di stupire. Infatti altri DLC stanno per uscire, e non solo ci porteranno ad esempio a Termina, e qui il mio Majora's Mask è stato valutato bene, ma amplieranno anche di nuovi contenuti, addirittura la modalità leggenda. Non so se avete visto qualche screenshot, io cercherò di postare qualcosa all'interno del forum come notizia, ma stanno cominciando a girare degli screenshot che fanno vedere proprio al primo scenario sotto, nella striscia, diciamo, della modalità leggenda, fanno vedere un percorso alternativo che parte proprio dal primo scenario e in cui si impersoneranno i personaggi malvagi e quindi non più i buoni, e quindi chissà, magari una storia non proprio alternativa ma vista solo dal punto di vista del cattivo, e lì poi vedremo che cosa succederà quando a noi qua nella storia vera e propria ci viene chiesto di impersonare Ganondorf. Boh, curiosità che ci sta mangiando tutti. Comunque i DLC amplieranno, come si diceva, di nuovi contenuti, non solo la modalità leggenda, ma renderanno giocabili appunto personaggi come Shaman e come la stessa Chia, di cui a quanto pare si avrà una versione che è molto in stile Maga Bianca. Anche questo è uno screenshot che sta girando da poco. Comunque la Maga Bianca si pensa con elementi sia di Lana sia di Chia, almeno fisicamente c'ha gli elementi di entrambe, quindi potrebbe anche essere quell'entità che era prima che la parte buona abbandonasse Chia stessa. Un cenno, l'ultimo cenno, diciamo, per quanto riguarda il gioco, e quindi la nostra valutazione del gioco, mentre qui stiamo battendo i veri mirai in mezzante, deve essere fatto per quanto riguarda il sonoro. Lo sentite, l'avete sentito nel sottofondo dei nostri video, la colonna sonora è composta da un remix di tutti i principali temi di Zelda, ovviamente ci sono anche temi con forti spunti di novità, ma in realtà il principio è quello di remixare i vecchi temi, e appunto sono riorchestrati in chiave un po' più forte e cadenzata, dovendo ovviamente fare da sottofondo a battaglie frenetiche, insomma. Il risultato non è affatto male, svolge bene il suo compito in fin dei conti, quindi un buon voto anche per quanto riguarda questo punto di vista. Qui abbiamo finito il primo dei due scenari che ci siamo proposti di completare oggi. Ecco qui. Ovviamente è bello anche il sistema di armi e materiali, ma anche di questo abbiamo avuto modo di parlare nel corso delle varie puntate del walkthrough, e ci accingiamo ad affrontare l'ultimo scenario. La nostra armata ha vinto nel deserto Gerudo e Ganondorf finalmente è stato ritrovato. Poi, insomma, ritrovato dove? Nel castello che doveva essere quello della principessa, vabbè. Diciamo che finora sono stati bendati e quindi non l'hanno visto. E qui c'è l'ultima crociata, diciamo. Quindi prepariamoci al peggio, ovviamente, perché facile facile non sarà mai. Se vogliamo dare uno spunto interessante, tanto interessante in realtà quanto controverso, mentre qui la grafica del castello di Ganon è un buon rifacimento della piana di Rul, ma ovviamente con tanto di fuoco e fiamme, carino, simpatico, eccetera, fatto bene.
dicevo, un cenno che va dall'ironico al provocatorio, voglio farlo per quanto riguarda la timeline di Zelda. E qui comunque non mi sbilancio troppo nel tentativo di inserirvi Hyrule Warriors, anche perché la stessa Nintendo ha parlato di universi separati e quindi non voglio interferire, non sia mai, con le decisioni della grande N. Ma c'è da dire che lo stratagemma delle porte spazio-temporali create da Chia, da Lana, insomma, un po' da tutti alla fine, ha funzionato comunque bene. E anche se gli haters sono dietro l'angolo, e ho già sentito in giro di gente che dice: ecco, è solo il tipico trucchetto demenziale per mettere in mezzo tutti i personaggi possibili e immaginabili, no. Mi dispiace per voi, non sono per niente d'accordo. Prima di tutto non ci trovo nulla di male, anzi, per carità, ben venga. E poi lo trovo un trucchetto, come dicono loro, riuscito abbastanza bene. Non ci sono state troppe forzature, anche perché l'inserimento è avvenuto, diciamo, gradualmente nel corso della modalità leggenda, quindi nel corso della timeline di Hyrule Warriors, ed è avvenuto anche motivando rispetto proprio alla storia di Hyrule Warriors, e cioè c'è stato questo eroe delle epoche antiche che non ha solo imprigionato Ganondorf come avveniva in realtà negli altri Zelda, no, l'ha prima diviso in quattro parti che poi con l'aiuto dei saggi, delle dee, di chi vogliamo, sono stati sparsi nei vari universi di Zelda, quindi nei vari spazi e nelle varie epoche di tutto l'universo di Zelda, e quindi mi sembra giusto e legittimo che poi si vogliano recuperare a uno a uno questi pezzi, insomma, e quindi Chia apra queste porte verso altri mondi. Che poi questa per Chia sia un'arma a doppio taglio e che noi, come vediamo c'è per esempio Darunia qui, e che noi quindi ci troviamo anche dei nostri alleati in quelle epoche, perché no? Non mi sembra il minestrone che gli haters vanno dicendo tanto, mi sembra fatto abbastanza bene, passabile comunque, se proprio vogliamo essere riduttivi e andare contro ogni scelta, insomma. Qui intanto la missione non è delle più semplici, perché ci vengono messi contro due Arbalok, che non sono proprio i primi fessi spuntati all'orizzonte, e anche se in realtà ci aiuteranno le varie Midna, Lana, Darunia, Ruto, chi più ne ha più ne metta, contro questi bestioni non faranno mai tanto, perché per sconfiggerli appunto ci vuole la tecnica speciale. E già che ci siamo, parliamo anche di questo, e cioè del fatto che Dynasty Warriors a parte, questo gioco si è arricchito delle dinamiche Zelda e le ha in parte anche modificate, dannato Arbor che resiste fino alla fine, e le ha anche modificate perché? Perché da una parte ci ritroviamo questi, chiamiamoli mostriciattoli, questi gigantoni, direi, che sono ovviamente tutti vecchie conoscenze, Megalodongo, Arbor, Goma, insomma, tutti molto conosciuti nell'universo di Zelda, ma le ritroviamo per la prima volta su un campo di battaglia che comprende anche i Minions, e cioè questi pupazzetti come gli Stunchild, insomma, giusto per capirci, che valgono ben poco, ma la battaglia non si sposta in un'area protetta, diciamo, comunque un'area che ospita solo il Big Boss, come avveniva in The Legend of Zelda, e quindi anche in questo caso mi sento di dire che è stato positivo l'incontro dei due giochi, ha creato una dinamica fresca, nuova, che prende elementi sia dell'uno sia dell'altro e ne dà un bello sviluppo che può andare ed è andato, bello, mi è piaciuto. Qui abbiamo abbattuto intanto entrambi gli Arborok e ora la questione si fa abbastanza seria.
vi lascio un pochino al video e all'epicità di questo livello. Qui vediamo Ganondorf che ci informa della bella notizia, cioè che la sua forza è tornata. Chissà cosa vuole dire, però ricordiamo, è riuscito a ottenere tutta la Triforza. E qui la roba si fa davvero seria, perché Ganondorf scende in campo non da solo, ma con la sua armata ovviamente strapotenziata, perché sennò era troppo poco. Ma vabbè, noi un po' di danno sia a lui sia all'armata facciamolo. E in questo scontro vi consiglio di non lasciargli troppo spazio di movimento, perché sennò in effetti qualche danno tende a farlo, eh? Anche in termini di cuori, ve ne toglierà un po' se vi capisce. Poi ha la brutta abitudine di cominciare a prendersela con degli alleati, insomma. Il più vicino a questo punto dovrebbe essere sempre Darnia. E si rischia, perché gli alleati servono tutti vivi. Oddio, non che sia indispensabile, però se li avete tutti vivi è meglio. Penso ci sia qualche dinamica. Non so calcolata in quale modo, sinceramente, però qualche dinamica nello scontro favorisce chi ha protetto tutti gli alleati, diciamo così. Qui perdiamo un po' di tempo perché intanto, ovviamente avendolo abbattuto, dobbiamo anche dargli il tempo di riprendersi, per carità. Siamo sportivi. Qui ovviamente questo era obbligatorio per la missione, a riconquistare il castello di Rull. Ma non pensate che Ganondorf sia già andato via così facilmente. La vera battaglia comincia adesso. Bene, avete visto, non vi ho voluto disturbare durante questa cutscene, però tanto di cappello a Tecmo Koei che ha colto l'occasione. Allora,
facciamo un attimo un per inciso. E allora Ganon, ovviamente, e cioè la trasformazione di Ganondorf, che in realtà stavolta ha richiesto al re dei demoni tutta la Triforza per riuscire a trasformarsi. Di solito nei giochi di Zelda non è così, perché per esempio in Ocarina of Time è chiaro come Ganondorf possa trasformarsi in Ganon utilizzando solo la Triforza della Forza, quindi gli basta quella, non si sa. E comunque è così. Per quanto riguarda lo scontro con Ganon, in realtà non ci sono troppe novità, se non quella di capire un po' a che cosa stiamo andando incontro, perché lo scontro è una specie di addizione, di unione degli scontri di tutti i vari boss, e quindi abbiamo questa strategia qui che vedete adesso, stile piantone gigante, quindi l'arma da utilizzare è il boomerang in questo caso. Poi abbiamo, come avete visto prima, anche lo stile di Argorok, e quindi Arpione, e così via, ovviamente, fino ad arrivare a tutti. In realtà, invece, quando lo colpite più e più volte con le varie armi, da questa parte in poi quelle armi non vi serviranno più, perché questa è la vera e propria battaglia di Ganon, e qui possiamo solo aspettare, in realtà, perché Zelda non si dà mai una mossa. In effetti Zelda è sempre una tragedia quando vi deve aiutare in queste battaglie. Cioè, per esempio in The Wind Waker non si spicciava mai con quelle frecce, incredibile. Anche qui, per potenziarci le frecce e farle diventare frecce di luce, ci mette gli anni. Ecco, ovviamente appena lo fa, da non si rende irreperibile. Però la strategia qui è, quando si illumina, bam, sparatelo con una di queste frecce e lo guarderà anche la prima, e poi colpitelo come un qualsiasi altro boss, che a me ci vorrà poco, però ovviamente usando anche delle mosse particolari. La prima battaglia, l'ho detto, lo ripeto, non è mai così semplice, il mio ancora è il livello 82, quindi ne ha fatti di livelli. Ed ecco qua che Sig Sig, piantillo finale, ma siamo arrivati alla fine. Anche il tema di rimettere tutto a posto, ovviamente il tutto è riferito alla Spada Suprema, non è nuovo di Hyrule Warriors, è già stato tema anche di altri giochi, uno tra tutti Ocarina of Time, e appunto l'eroe, quando rimette la spada a posto, si ritrasforma in bambino, ritorna in realtà alla sua epoca, e lasciando quell'epoca da adulto senza l'eroe del tempo, il che dà vita a due delle tre timeline della serie di The Legend of Zelda. Ma altro esempio noto potrebbe essere anche Link to the Past, in cui nell'ultima scena, insomma, dei titoli di coda, si vede proprio Link che ha riposto
nelle Lost Woods la Master Sword. Anche qui è così. Bene, è tutto per questo walkthrough di Hyrule Warriors fatto da Stefano Neptune di Terra dei Giochi. A me non resta che ricordarvi che ovviamente ci potete trovare o in altri nostri lavori proprio qui su YouTube, e quindi mi raccomando iscrivetevi numerosi al nostro canale, noi ne siamo contenti. Ma se volete un filo diretto con noi, lo potete avere per qualsiasi dubbio, per richiederci qualche recensione, per richiederci anche qualche walkthrough video oppure come guida cartacea scritta, ma anche se volete per esempio collaborare con noi, noi ne siamo contenti e vi aspettiamo a questo punto sul forum del circuito Forum Free, che se non mi sbaglio risponde all'indirizzo www.terradeigiochi.forumfree.it. Non solo, per quelli più socievoli e socializzati abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama anche questa Terra dei Giochi. Vi lascio ai titoli di coda, godetevi, sono anche un bel riassunto della modalità leggenda, della storia del gioco e dei personaggi. Da Stefano Neptune per Terra dei Giochi è tutto, ciao e alla prossima!